sfida metodologica. Cioè, noi siamo un paese in cui io sto finendo strade cominciate 20 anni fa, che già 20 anni fa forse non erano utilissime. Certamente oggi non sono più utili, ma possiamo fermarli? Eh no, possiamo fermarli? No, perché dobbiamo tornare al CIPE, dobbiamo tornare di lì, e se cambi il progetto, poi succede chissà che cosa, un 48. Per cui facciamo la Paullese così come è stata pensata 19 anni fa. E se vogliamo fare un cambiamento, dobbiamo fare un cinematografo per fare un cambiamento, cioè inventarci un modo che ci permetta di non passare al CIPE, a tutte quelle cose, va bene? Allora, il PNRR ci dice, te devi fare quelle cose con quelle caratteristiche dal punto di vista dei contenuti, verissimo, straordinario, ma ci dice anche come le dobbiamo fare, in quale tempo le dobbiamo fare, come raggiungere l'obiettivo nel tempo dato. Io credo che questo sia un incredibile esercizio per il nostro paese, ma che non possiamo superare se lo affrontiamo come abbiamo fatto fino adesso, in cui ciascuno fa la sua parte, in cui ciascuno fa per sé. Noi dobbiamo provare a fare insieme e stabilire che quando si fanno cose differenti, la risposta alla domanda principale è chi fa che cosa, e quella roba lì la fa uno solo. Uno solo. Se facciamo questo, noi non solo raggiungiamo l'obiettivo, ma io penso facciamo un passaggio epocale nel miglioramento delle performance complessive del nostro paese. Cioè diventiamo un paese al livello di quello che ci meritiamo, se posso permettermi, perché l'osservazione che io faccio è che noi abbiamo una somma di enormi competenze e capacità, anche di grandi intelligenze, di grandi innovazioni, di intuizioni incredibili che poi si perdono nella materialità e nella realizzazione di tutti i giorni. Questo è il lavoro che abbiamo tentato di fare. Cioè ci siamo. Quando abbiamo costruito ormai 5 anni fa, Chiara, il piano strategico, noi ci siamo dati come obiettivi del piano strategico gli obiettivi del millennio, i goal del millennio. Credo che siamo stati i primi a fare questa operazione. E abbiamo declinato ciascuna delle azioni di questi 18 obiettivi, ciascuna in 10 azioni concrete, in cui dicevamo cosa volevamo fare e come. E questo è la valutazione di quel lavoro, di cosa abbiamo fatto, di quanto c'è ancora da fare. Le ultime 10 pagine sono: possiamo fare questo se ci date le condizioni per farlo, se c'è un riconoscimento istituzionale per farlo. Però quando abbiamo lanciato ai nostri interlocutori e diciamo, al tavolo strategico siedono più di 50, quelli bravi direbbero stakeholders, cioè portatori di interessi, che sono forze sociali, forze economiche produttive, imprese, grandi imprese pubbliche, grandi imprese private, tutte le università in un tavolo che è chiamato il tavolo delle università milanesi, il sindacato, il terzo settore, i grandi rappresentanti delle categorie, i grandi rappresentanti del mondo della produzione, della cultura, e con loro, la più parte dei quali si è data una dimensione metropolitana, Asso Lombarda ha una dimensione metropolitana, Confcommercio ha una dimensione metropolitana, il sindacato stesso ha una dimensione metropolitana, il nostro partito ha una dimensione metropolitana. Bisogna che il Parlamento costruisca in sé una visione metropolitana, riconosca che questa è la dimensione giusta per raggiungere gli obiettivi. Però noi abbiamo stabilito che con quegli interlocutori, quale fosse la priorità, cioè quale fosse l'obiettivo che una città metropolitana oggettivamente importante come questa anche nel panorama europeo si dovesse dare. E più di 3 anni fa l'obiettivo è stato questo: sostenibilità, green economy, e io ci aggiungo blue economy, su cui chiederò il mio intervento dopo.